È un racconto rock perché la Carta del Carnaro era cento anni fa modernissima, soprattutto per quello che sta succedendo oggi da noi e nell'Occidente. Alcuni temi che cent'anni fa erano eh, raccontati in questa Costituzione modernissima oggi si sono persi. Eh. Eh, ci sono tanti temi, dal lavoro alle banche, la sovranità di uno Stato, ehm, l'inviolabilità del domicilio, la libertà di sesso, di stampa, di opinione, di religione, tutti temi modernissimi che cento anni dopo eh, si sono persi, questo è il paradosso. Quest'anno farà discutere ancora di più se no se facciamo, mettiamo in scena D'Annunzio, la chiamiamo la festa della rivoluzione. Che rivoluzione è? Eh, siamo in una fase eh, particolare eh, dove sembra che non si possa più avere un pensiero proprio, indipendente, che non è quello del mainstream, che non è quello del politicamente corretto. Chi non dice le cose allineate viene considerato un eretico e subito eh, lo si attacca come se, se stesse dicendo eh, delle follie e fosse una. Assassino, non è così. C'è la libertà di opinione, cento anni fa ce l'ha insegnata proprio il Vate d'Annunzio.